Oggi è la festa solenne di tutti i santi. È una festa gioiosa e bella perché riguarda tutti noi, tutti, perché tutti siamo chiamati ad essere santi. Siate santi perché io, il Signore, sono santo, dice il Signore già nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, nel libro dell'Esodo, più volte c'è questo invito. E davvero noi, creati tutti all'immagine di Dio, già portiamo nel nostro volto il respiro di Dio, portiamo la bellezza di Dio, la dobbiamo esprimere, manifestare e partecipare ogni giorno, già da questa terra, della santità, della bellezza, della gioia di Dio. E quindi la santità non è un privilegio riservato solo ad alcuni, tutti siamo chiamati ad essere santi, ma adesso non è che diventiamo solo santi quando andremo in paradiso. La santità si costruisce ogni giorno, si vive ogni giorno. Paolo, quando scriveva le sue lettere, scriveva: scrivo ai fratelli santi che sono in Efeso, ai santi che sono in Corinto, ai santi che sono a Roma. Quindi davvero considera tutti i fratelli dei santi, persone partecipi già della santità, della bellezza, del respiro di Dio. E allora, che cos'è questa santità a cui siamo invitati? Alcuni dei nostri fratelli già partecipano, godono, gioiscono di contemplare il volto di Dio in paradiso, non solo quei santi che sono canonizzati, no? Proclamati tali dalla Chiesa, ma anche moltissimo, no? Diceva il libro dell'Apocalisse, una moltitudine immensa che non si può contare. Bene, davvero c'è tanta santità nel silenzio della vita di tanti volti che vivono il Vangelo, che cercano di rendere trasparente il volto di Dio nel quotidiano, nella semplicità di ogni giorno, attraverso giorni semplici, gesti semplici di attenzione, di bontà, di impegno, per dare un volto nuovo a questa nostra storia. Bene, questa vocazione alla santità e di tutti, quindi è la festa di tutti noi oggi, non solo dei santi che sono in paradiso, ma anche di noi che siamo qui in cammino, chiamati anche noi ad essere santi assieme a questi fratelli. E siamo chiamati ad essere santi non solo perché siamo stati creati all'immagine di Dio, ma anche per un motivo anche altro, perché in Cristo Gesù l'uomo si era allontanato da Dio, Gesù è venuto a cercarci tutti quanti, a recuperarci tutti quanti. E in Cristo Gesù, vedete quale grande amore ha dato il Padre per essere chiamati figli di in Cristo Gesù, che si è fatto nostro fratello, siamo tutti figli di Dio. Siamo tutti figli di Dio. Gesù ci ha resi fratelli suoi e quindi se siamo fratelli di Gesù, siamo tutti quanti figli di Dio. Allora essere santi significa vivere da figli di Dio, comportarci come da figli di Dio, e se siamo figli siamo chiamati a comportarci da fratelli con gli altri. In questo consiste la santità. Noi a volte riteniamo che essere santi significa fare cose straordinarie, no, è prima di tutto avere consapevolezza che siamo figli. Dio ci ha generati a una vita nuova, di essere figli. E se siamo figli dell'unico padre, dell'unica madre che è Dio, siamo tra di noi fratelli, siamo chiamati a comportarci non da fratelli coltelli, che a volte tra fratelli soprattutto passa la minima sciocchezza di un'eredità di misamare, oppure si ritiene di aver subito un sopruso, e che l'amore di fratelli diventi amore di coltelli, veramente assurdo. È assurdo. Siamo chiamati a vivere davvero da figli di Dio, ma come fratelli, come Gesù si è fatto fratello nostro,
e ci ha amati fino a dare la vita, fino a perdonare quelli che lo mettevano in croce. A volte quando succede una piccola cosa, anche già familiare, come io devo chiedere perdono, io sono più grande, l'altro è più piccolo. Ma Gesù dalla croce ha perdonato quello che lo stavano ammazzando. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fa. Allora, se siamo figli di Dio e fratelli di Gesù, Gesù ci dona il suo respiro, la sua vitalità, perché noi possiamo vivere da fratelli, come lui è vissuto da fratelli, con tutti gli uomini. Perché noi dobbiamo relazionarci con tutti, però possiamo relazionarci trattando l'altro come oggetto, usando l'altro, sfruttando l'altro, oppure siamo chiamati a relazionarci da figli dell'unico padre, dell'unica madre che è Dio, e da fratelli tra di noi. E Gesù, nel brano del Vangelo che abbiamo ascoltato, ci invita a guardare Lui, perché solo guardando Lui avremo un destino di felicità, di beatitudine, di santità, e potremo verificare se davvero stiamo vivendo da fratelli. Gesù ci viene detto nel brano del Vangelo di Matteo che abbiamo ascoltato, che Gesù, dopo aver pregato, e si avvicinano le persone a lui salito sul monte, e lì si inizia a insegnare, a parlare e insegnare, dicendo: beati, beati. Per 9 volte Gesù dice beati, invita tutti noi ad essere beati, santi, felici. Questa è la beatitudine, ci vuole condurre a un destino di felicità, di gioia. Vorrei essere gioiosi in questo mondo, avere una felicità nel nostro cuore, gioire della bellezza della vita, ci dice Gesù. Ebbene, ci dice: beati coloro che sono poveri di spirito. Chi sono? Quelli che, guardando Gesù, che si è fatto povero ed è cresciuto come figlio del Padre, impariamo ad essere anche noi figli, figli come Gesù. Guardando Gesù, ci sta proponendo il suo vissuto, guardando Lui. In questo senso dobbiamo, scusate se lo dico sempre, leggere e rileggere, ma non per sapere il raccontino, il Vangelo, per conoscere meglio il volto di Gesù. La lettura della parola ci porta a conoscere il cuore di Dio, il volto di Gesù, e ci aiuta a vivere secondo il cuore di Dio, il volto di Gesù. Allora, leggere e rileggere la parola. Gesù ci dice: guardate me, che mi sono fatto povero, e proprio per questo, perché sono figlio, il povero è colui che ritiene davvero di essere figlio, si lascia rigenerare da Dio come figlio e impara a guardare l'altro come fratello, e quindi capace di condividere con l'altro tutto ciò che lui è e tutto ciò che lui ha. Questo è il fratello vero, come ha fatto Gesù. E allora saremo beati, davvero la vita, i rapporti saranno gioiosi, belli, non più dominati dalla paura, dominati dal desiderio di vivere in armonia con gli altri. E poi Gesù ci dice: beati, beati, beati i miti, beati i misericordiosi, beati coloro che costruiscono la pace. Vedete, c'è tutto un progetto di vita. Noi siamo figli di Dio, e come figli di Dio e fratelli di Gesù siamo coinvolti a costruire in questo mondo, nei rapporti quotidiani, familiari, ma anche nei rapporti internazionali, a costruire questo vincolo, questo rapporto, questa attenzione che sia portatrice di pace, di misericordia, dove la misericordia non è la lacrimuccia, ma l'abbiamo detto tante volte, è questo cuore grande che si allarga per aiutare l'altro a vivere dignitosamente da figlio di Dio e da fratello di tra di noi. E se dice Gesù, se cerchiamo di vivere le beatitudini davvero sono il volto di Gesù. Gesù ci sta proponendo quello che lui ha vissuto. La vostra ricompensa sarà grande. Qui Matteo non dice qual è la ricompensa, ma il Vangelo di Luca lo dice. La vostra ricompensa sarà grande, dice Luca nel suo Vangelo. Qual è la ricompensa? Si aspetta, chissà cosa mi darà Dio, mi farò un bel regalo. Sarete figli dell'Altissimo.
fa sorgere, di questo Dio che fa sorgere il sole sopra i buoni e sopra i malvagi. Questo Dio che è grande, che è misericordioso, vi fa crescere come figli. Nella misura individuale delle beatitudini, noi stiamo crescendo. Stiamo lasciando emergere Gesù nel nostro volto. Noi ci mettiamo la maschera, lasciamo trasparire, apparire, manifestarsi il volto di Gesù nel nostro volto, nei nostri gesti, e stiamo crescendo come figli di Dio. E questa è la vita cristiana. Se lasciamo crescere il figlio di Dio, il volto di Gesù, nel nostro volto e nei nostri gesti. Bene, tutti i fratelli santi che ci hanno preceduti ci accompagnano, perché anche loro erano fatti di carne e di ossa come noi. Non è che sono nati santi, no? Erano fatti di carne, però piano piano si sono aperti a questa tenerezza di Dio e l'hanno espressa. E chiediamo a questi fratelli che ci hanno preceduti che ci accompagnino, uno ci lascia accompagnare, perché la Gesù da tutta questa grande difficoltà di fratelli che abbiamo, forse leggiamo le biografie di questi fratelli che ci hanno preceduti, e ci accompagnano. Ci diano una mano, perché anche noi possiamo vivere una vita bella, gelosa in questa terra, già fino adesso.